Io sono uno studente che ha frequentato a scuola un corso intitolato Studenti e sicurezza oggi e lavoratori in sicurezza domani. Abbiamo trattato vari aspetti che riguardano l'argomento sicurezza. Io sono dell'idea che l'argomento sicurezza non è una scienza che si può imparare sui libri, ma deve diventare una filosofia di vita già dai primi momenti della nostra infanzia. Cioè, secondo me, dobbiamo abituarci a crescere pensando soprattutto alla nostra sicurezza. In ogni cosa, anche nelle piccole cose, in macchina, a casa, al lavoro, sempre. Posso dire che questo corso sulla sicurezza mi servirà oltre che in futuro in ambito lavorativo, anche nell'ambito civile e nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, posso dire che l'altro giorno sono andato al cinema e l'occhio mi è subito cascato sulle uscite di sicurezza di questo locale, per vedere se la capienza di questo locale era, cioè le uscite di sicurezza erano abbastanza grandi. Ad esempio, anche un esempio può essere anche la discoteca, vedere il locale come è fatto, quante persone ci sono dentro, e magari ci sono estintori, personale, numero di personale giusto. Secondo me è giusto seguire alcune regole perché è un attimo che succeda un incidente, una vita si può rovinare per sempre e questo qua non deve accadere. Per esempio, il sabato sera non ci si fa caso a questo fattore e in una bellissima serata si può trasformare in una serata tragica per te e per gli altri. Questo corso della sicurezza ci ha aiutato a capire se nell'ambiente in cui viviamo ogni giorno siamo messi al sicuro o no. E c'è da dire che in questa scuola siamo messi abbastanza a posto perché ci sono ottime vie di fuga, scalanti incendio funzionanti e inoltre facciamo anche delle esercitazioni periodiche che vanno sempre a buon fine e che ci accorgiamo che viviamo in un modo sicuro anche in questa scuola. Possiamo starci qua tranquillamente. A scuola ci siamo concentrati sull'aspetto teorico informativo, studiando i diversi rischi e pericoli che ci si possono presentare durante l'orario scolastico, perché noi sosteniamo che l'informazione e la conoscenza delle condizioni che riguardano la tutela della nostra salute e della sicurezza siano fondamentali. Non abbiamo comunque trascurato l'aspetto pratico, che coincide con il verificare che sui luoghi di lavoro vengano rispettati i decreti legislativi e gli articoli della Costituzione che tutelano le condizioni di lavoro dei lavoratori. Fondamentale è stata la visita all'azienda termomeccanica, dove il delegato dal datore di lavoro ci ha chiarito quanto sia importante rispettare la legislazione sulla sicurezza all'interno di un ambiente di lavoro e quanto sia difficile la sua gestione, descrivendoci anche le indicazioni di prevenzione danni e le azioni di primo soccorso. Abbiamo seguito con grande interesse questo corso perché ci è servito per fare esperienza nel campo della sicurezza. Ci siamo resi conto che questa non è una materia che si può studiare sui libri, ma è una cultura e una filosofia di vita che va insegnata sin dalle prime scuole. Per questo proponiamo al Ministero dell'Istruzione una nuova disciplina da porre al curriculum scolastico delle scuole secondarie, tecnologia e sicurezza.